uso né un rito, anche se si usa, io voglio ringraziare i miei collaboratori e comincio da Zeppo, che è Enzo Bernardi, che ha gettato le fondamenta del nostro fondale. Proseguo poi a Vincenzo Irelli, tecnico del suono, tecnico del suono e delle luci, che è stato molto tempestivo e ha dimostrato così un'esperienza non comune. Grazie Vincenzo, non hai sbagliato un po'. E adesso devo ringraziare gli attori della mia compagnia, Luca Omiccioli, un giovanissimo il cui talento l'avrete notato anche voi, un talento che nella mia lunga carriera ho riscontrato poche volte, l'ho riscontrato in Nino Manfredi, in Giancarlo Giannini, in Michele Placido. Io ti auguro, Luca, che tu possa andare avanti nella tua passione di recitare e che non sia soffocata dalle esigenze di un lavoro che magari non ti è grato. Grazie. Per essere fondati è il secondo lavoro che fa con me. È una ragazza che ha un grande pregio ed è quello di essere sincrona con le parole e con gli occhi. Altro notato che gli occhi fanno parte ormai della musicalità del testo, lei li muove in perfetta sincronia con le parole, ma ha anche altre doti, è dotata anche lei di un grosso talento, sta studiando lettere e spettacolo, io mi auguro che trovi campo di esprimersi nell'arte della recitazione, che per lei è un'arte e non è un mestiere. A Giuliana Madinelli, che è stata con me in molte battaglie, e ho notato che di volta in volta ha sempre migliorato, ha acquisito mestiere, ma adesso ho visto che è stata capace di lasciarsi il mestiere alle spalle e di non essere più impelagata nelle maglie e nelle convenzioni del mestiere, perché è stata, secondo me, sincera, vera, ed è questa la miglior cosa che si possa dire di un attore. Posso rubare un secondo? Prego. Potrei utilizzare mille parole per descrivere quello che lei è stata per noi, però nessuna riuscirebbe a spiegare veramente cosa è stato per noi. Quindi un grazie da tutti noi. Grazie. È una gran cosa per me. Ormai sono arrivato in un'età venerabile. Spero che mi venereranno lo stesso, perché di solito si dice che i vecchi sono rimbambiti. Speriamo di no. Ecco, e allora vi ringrazio per questo vostro affetto. Io per quel poco che posso vi terrò vicino nei miei spettacoli, forse sarete voi, e vi auguro di lasciare i miei spettacoli e di andare oltre. Adesso devo ringraziare, non so se sia presente, la preside dell'istituto per averci ospitato. E come non ringraziare il sindaco Candido De Angelis, volerlo osannare, ma effettivamente ha fatto la piazza a Legno, ha fatto la piazza ad Anzio e ha fatto tante altre cose. Finalmente è una giunta che ha dato qualcosa ad Anzio e io lo ringrazio per aver promosso questo lavoro e
ed essere qui con la sua presenza ad onorarci. Inoltre ringrazio tutti gli spettatori per essere stati qui e aver ascoltato con attenzione quello che ho scritto, ma come non ringraziare i miei fraterni amici, un'amicizia nata dal dolore ma vissuta adesso con reciproco amore. Parlo di Franco e Adriana Cappelluti. Vorrei farvi qui sul palco. Adriana è stata un'appassionata partecipe organizzatrice, non mi ha fatto mancare nulla, invece spesso nel cinema mancava sempre tutto. Non parliamo poi della RAI, dove è una cagnata che non finisce più. Quindi finalmente non c'è RAI, e c'è invece l'amore per le cose che si fanno. Grazie Adriana. Ma grazie a te, grazie a voi tutti, perché voi avete messo il cuore, avete messo l'anima di cui avete parlato, e solo così riescono le cose sincere e possono arrivare, possono trasmettersi, solo in questo modo. Tu dici un'organizzatrice, ma io ho fatto quello che sentivo di fare, poi se è riuscito bene vuol dire che c'è un'altra anima che ci ha aiutato. Guarda, non mi è mancato niente. Ora mancava l'altra, ritardavano le riprese, insomma era una cagnata. Ti dico che alla RAI, per girare un'inquadratura, dovevo aspettare che venissero da via Teulada e partivano alle 9. Arrivavano a mezzogiorno, ormai c'erano le nuvole nel cielo di Montecavo e non potevo girare, dovevo riandare il giorno presso. Allora io dico che le cose semplici sono quelle che riescono meglio. E tornando a una frase di Christian a proposito della felicità, lui diceva: la felicità è semplice, cercala dentro di te. È vero. E questa è la verità. E anche questa immagine che noi abbiamo qui sullo sfondo, perché ce l'abbiamo? Tu mi avevi chiesto che ti serviva soltanto un tavolino semplice e quattro sedie, e poi come sfondo ti bastava una rappresentazione, un'immagine del mare, sì, della spiaggia, del cielo e qualche gabbiano. Sì. E io ti dissi: ma guarda che io una scena così già ce l'ho in un piccolo quadretto, e te lo feci vedere. Questo quadretto su legno, con la sabbia incollata, la sabbia vera. E questo quadretto, tu mi dicesti, è perfetto per quello che mi serve. Ma in più c'è un bambino, ti ho fatto notare. Perfetto anche quello. E chissà, forse quando Christian ha fatto questo quadretto a Santa Monica, 2 mesi prima che se ne andasse, forse sapeva che sarebbe servito. Voglio fare adesso un ringraziamento. Scusatemi se induco qualcosa che mi è cara e forse voi penserete che sia sentimentale, ma è così. Io voglio ringraziare e dico grazie a Chris e Cesare, i figli assenti ma presenti. Dico anche perché io ho scritto questo lavoro in poco meno di 7 giorni, ma perché sono riuscito a scrivere un atto unico in così poco tempo, quando di solito ci vuole almeno 2 mesi, ci vogliono almeno 2 mesi. Perché io ho sentito vicine queste presenze, e allora la presenza di un'assenza io l'ho provata, l'ho sentita. Non sono un visionario, credetemi, li ho sentiti vicini, era come se guidassero la mia penna. E vedevo il ritratto di mio figlio Cesare da un lato, quel libretto che voi avete visto con la fotografia di Chris, mi tenevo accanto e la mia penna andava da sola. Grazie Chris, grazie Stefano, so che siete qui ascoltati, grazie.
nella vita, fratelli nel dolore. È una frase tua. Sì, sì, è vero. Grazie. Io voglio dire una cosa a proposito di questi due ragazzi, che sono proprio due talenti naturali, e spero che abbiano tanta fortuna nella loro vita e che soprattutto facciano quello che a loro piace, in libertà. Quindi Anzio deve essere orgogliosa di loro perché sono di qua. E poi Celeste è stata anche un'alunna del Chris Gappel ed è... ha preso la maturità con ottimi risultati, ottimi voti, e adesso all'università lo stesso va alla grande. Complimenti. Grazie per aver partecipato e mi avete dato, a me che ormai sono un veterano, una grande soddisfazione, forse una delle più grandi della mia vita. Ho avuto altre soddisfazioni, anche dei grossi successi, ma questo è un successo particolare che mi è entrato nell'anima e lo osserverò durante tutta la vita, spero anche oltre. Grazie. Io mi porto i rinforzi perché Don Giovanni vicino a me, perché io, come diceva prima Antonio, ho le tasche piene di lacrime, per cui abbiamo fatto un piccolo pensiero. Io volevo veramente complimentarmi perché è stata una cosa stupenda, bellissima, piena di sentimento. Penso vissuta e partecipata da tutti in maniera totale. Io veramente mi complimento, Antonio, con te, con tutti i tuoi collaboratori. Questa bella ragazza piangeva prima, eh? Perché è stato veramente bello. Cara Preside, a me piacerebbe che questi spettacoli ci fosse una sala ancora più piena, però piena di ragazzi del liceo classico. Perché vengono bombardati giornalmente da una cultura spazzatura, una televisione che li massacra cerebralmente, e vedere probabilmente un'ora di grandi sentimenti penso che faccia senz'altro bene. Un'ora a riflettere sui valori della vita, della famiglia, del dolore, io penso che per i ragazzi sia fondamentale in questi tempi, e sarebbe bello che Antonio a questo spettacolo lo facessimo in una sala carica di ragazzi anche di questa scuola, che poi è l'epilogo di quello che tu hai raccontato, perché poi alla fine di tutto c'è questo grande dono che nasce dall'amore e che è bello concreto e rappresenta comunque un grande segnale, un grande dono per tanti tanti giovani, per la crescita culturale di un territorio che poi si forma attraverso questo dono. Don Giovanni, dici due parole, ti prego. Sì. Adesso io consegno, intanto facciamo il dopo a Don Giovanni, perché io vorrei semplicemente dire una parola. La luce è arrivata quando si è creato il buio. Nella vita è sempre così, la luce arriva sempre dal buio ed entra nel buio. Spesso gli occhi sono chiusi perché non riescono a vedere. Gli occhi del cuore si aprono solo all'invisibile, è la verità più vera. Nel nostro mondo c'è poco amore perché lo si cerca con le mani. L'amore nel cuore si raggiunge soltanto con gli occhi che scendono da questa luce invisibile che giunge da lontano e che è per tutti, perché è nel cuore di ciascuno. Come è capitato, Antonio, all'attrice Giuliana Maddinelli,
Ringraziamenti si per essere esibita nella PIS in nome del figlio, revocando con la splendida interpretazione la vita, il pensiero e le musiche di Chris. Celeste Cipati. Ma tu con Pasquale Piccioli che c'entri? Niente. No, era un mio amico intimo da bambini. Questo conosciamo una cosa che non ci vuole stare. Consigliere, è un mio consigliere. È il sindaco, come dire. È stata una magnifica serata, mi dispiace solo che sia già finita, ma prosegue dentro di me e spero qualcosa sia rimasta dentro di voi. Grazie.